Ferrara, prego. Buonasera, mister. Al di là della consistenza dell'avversario, questa sera può notare una Juve stabile molto aggressiva e molto creativa. Se dicessi che questa sera la sua squadra avrebbe potuto mettere in difficoltà qualsiasi avversario, sono molto lontano dal vero. Spero di no, nel senso che sicuramente abbiamo fatto una partita, soprattutto la prima mezz'ora, veramente ad alta intensità, molto aggressivi, molto forti, e credo che il risultato sia più merito della Juve Stabia che del merito del Martino. Vorrei sicuramente portare la mia solidarietà al mister del Martino. Sono molto dispiaciuto perché non voglio mettermi nei suoi panni, perché è una cosa che fa veramente male, perché credo che ogni allenatore sia molto responsabile rispetto al proprio lavoro e mi dispiace, quindi gli porto la mia solidarietà. E per il resto faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una cosa importante. E cioè noi dobbiamo assolutamente far sì di eliminare quei momenti di blackout che abbiamo la partita, durante le partite, ci è successo tante volte, i primi 15 minuti di Pagani, piuttosto che gli ultimi 15 minuti del primo tempo, i primi 15 minuti di Caserta del secondo tempo. Dobbiamo crescere tanto e l'auspicio è che questa vittoria possa dare più fiducia, autostima ai ragazzi, al fine proprio di crescere in continuità. E credo comunque noi ce la possiamo giocare con più. Quello che mi auguro finalmente, perché anche stasera ho dovuto fare 3 cambi per problemi fisici, e riusciamo ad avere tutti quanti, che cresca la condizione di tanti giocatori che sono indietro, perché noi dobbiamo salvarci prima possibile. E quindi da martedì ci rimettiamo soli a lavorare. Mister, credo di aver trovato la quadratura con questo 4-4-2, con Del Santo e Diop davanti che si muovono bene insieme? Ma sono due giocatori forti, e anche per gli avversari giocare un 2-2 contro di loro non è facile. L'unica cosa è che spero che crescano velocemente in condizione, perché nessuno dei due ha 90 minuti sulle gambe. E poi abbiamo anche Nicastro che può giocare anche insieme a uno dei due. Abbiamo più soluzioni, e certo che giocando in casa con questa soluzione di loro due più Nicastro abbiamo tanto peso lì davanti, ed è una carta che mi voglio giocare. Quindi sicuramente lavoriamo su questa base, anche perché abbiamo Lisi che è un giocatore che ha una gamba importante, Grifoni crescerà, quindi diciamo la base l'abbiamo costruita per quello. Speriamo di eliminare quei momenti della partita brutti, di crescere in condizione e in continuità e di salvarci il prima possibile. Con la condizione che ha attualmente, parlo ovviamente della condizione fisica della squadra, è proponibile anche fuori casa questo modulo? Vediamo, valuterò a fine settimana, è chiaro che se mi dà garanzia lo propongo anche fuori casa, perché comunque magari rischiamo qualcosa in più, però possiamo essere più determinanti. E quindi ci sta che lo possa proporre anche a Cosenza, vediamo durante la settimana. C'è una curiosità su Carillo, ragazzo che ha raccolto, forse nel momento più difficile, l'eredità di un calciatore che probabilmente era più importante della rosa della Juve Stabia, mi riferisco a Migliori. Condivido. Si è messo in campo al fianco di Polak, sta crescendo secondo me partita dopo partita, sta acquistando in cattiveria, in aggressività, è un ragazzo che questo sul quale si può puntare, magari può far bene anche in futuro. Assolutamente sì, è la cosa che più mi dà fiducia, al di là delle qualità tecnico-tattiche che sono importanti e della personalità che mette in campo, è il fatto che è molto maturo, cioè un ragazzo veramente molto professionale, molto autocritico, lavora per crescere, questo è un aspetto importante. Consideriamo in un ruolo difficile e con la qualità tecnica che c'ha lui, perché in fase di impostazione sbaglia pochissimo, sicuramente è un ragazzo che ci possiamo e ci dobbiamo contare. Io mi fido di lui proprio per la sua maturità e se starà bene con me giocherà sempre. Mister, buonasera. Mister, secondo fatti 0 subite, può essere questa una bella cartolina da mandare giù in Calabria? Io manderei questa cartolina nel nostro spogliatoio,
perché da me fino a tutti i ragazzi dobbiamo veramente acquisire ancora più consapevolezza delle potenzialità che abbiamo attraverso il lavoro. Domenica prossima sarà una partita completamente diversa, incontriamo una squadra fortissima che sta bene, però confido di arrivare in condizioni psicofisiche ottimali, perché anche loro dovranno capire che hanno di fronte la Juve stabile. Mister, buonasera. Al di là della bellezza, no, di alcune fasi della partita, perché adesso indipendentemente dalla consistenza degli avversari, ma anche io stasera ho visto una bella Juve stabile, belle verticalizzazioni, mi piaceva soprattutto il movimento degli attaccanti, la loro intercambiabilità. Però c'è il rischio che questa partita possa diventare un boomerang, nel senso che faccia acquistare molta autostima, ma ne possa far acquistare anche troppa. Sta nella nostra maturità, sicuramente è una chiave di lettura importante, però noi sappiamo che ci dobbiamo salvare. Non possiamo assolutamente permetterci di essere presuntuosi o supponenti in funzione di questo risultato. E quello è il rischio. Quindi da martedì torniamo a lavorare a tamburo battente, proprio perché, come ho detto anche prima, dobbiamo salvarci prima possibile, perché sono convinto che se questa squadra gioca con libera di testa e convinta dei propri mezzi può regalare belle soddisfazioni. Però non dobbiamo correre il rischio di cadere in quello che ha detto lei. Grazie. Va bene così? Grazie. Grazie a voi.